La Santissima Trinità raffica di multe nel giorno della comunione, Finco attacca, il buonsenso non è di casa, Poletto le regole vanno rispettate. Quasi 4 milioni di euro è l'avanzo del bilancio del comune di Bassano, la Lega chiede di impegnare le risorse per il bene della comunità. Partiti ufficialmente i lavori di restauro del ponte di Bassano, la conclusione è prevista per settembre 2018. Popolare di Vicenza stop alla quotazione in borsa, non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato. Vedono il vandalo in azione, lo inseguono e chiamano la polizia, il 33enne è stato fermato e denunciato. Gara tra medici ed infermieri al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, il ministro della Sanità Lorenzin chiede le carte della vicenda. Il vecchio tribunale di Cittadella ospiterà la Guardia di Finanza, entro l'anno avverrà il trasferimento nella sede ora in disuso. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito dai titoli, raffica di multe della Polizia Municipale alle auto in sosta dei fedeli fuori dalla chiesa della Santissima Trinità dove si celebravano le prime comunioni. Il consigliere regionale Finco attacca, il sindaco Poletto invece si giustifica, la legge va rispettata, dice. Una mazzata per le molte famiglie che ieri hanno celebrato la prima comunione del proprio figlio e del proprio nipote. Purtroppo durante la celebrazione della messa la polizia è arrivata alla chiesa Santissima Trinità e ha fatto una marea di multe. I vigili urbani si sono scatenati, vorrei capire chi li ha mandati, ma soprattutto dove sta il buon senso, insomma. La raffica di multe a tradimento durante la messa domenicale alla chiesa della Santissima Trinità particolarmente affollata per le prime comunioni di decine di bambini. Le prime comunioni si fanno solamente una volta all'anno, la chiesa della Santissima Trinità non ha nessun tipo di parcheggio perché dopo la realizzazione della nuova viabilità purtroppo l'amministrazione non si è mai adoperata per realizzare di nuovi parcheggi e in più per quella volta che si celebra una celebrazione importante si prendono addirittura il lusso di bastonare la povera gente e questo veramente lo trovo un'offesa ai cittadini bassanesi. La Trinità ha un noto problema di parcheggi, si giustifica il sindaco di Bassano Riccardo Poletto, magari la prossima volta invece di multare cercheremo di mandare il vigile prima dell'arrivo dei fedeli per spiegare loro come parcheggiare correttamente. Ovviamente quando un rappresentante della polizia locale esce, molto spesso chiamato anche magari da alcuni cittadini che riscontrano le irregolarità, non può che applicare il codice. Cercheremo di dare risposta alle necessità di parcheggi anche se in quell'area non è particolarmente facile. E per il resto bisogna cercare in ogni caso di parcheggiare negli spazi consentiti. Peccato che questo rigore e inflessibilità rivendicati quando si tratta di prendersela con dei bassanesi che lavorano e pagano le tasse, che osa Nicola Finco sparisca come per magia in altre occasioni dove i vigili servirebbero davvero. Fa presto il sindaco a parlare di legge, di rispetto delle regole, perché se noi guardiamo bene Bassano è ricca di abusivi, di accattoni, di gente che fa i mendicanti dalla mattina alla sera, nelle piazze, davanti all'ospedale, però qui non vedo i vigili così tanto solerti e veloci ad intervenire. L'avanzo di bilancio del comune di Bassano è al centro di una polemica con la Lega Nord che chiede al sindaco di impegnare le risorse in cassa. Il servizio. Il comune risparmia e i cittadini spendono. L'avanzo di bilancio dell'amministrazione comunale si è attestato a 3.948.000 euro. Contestualmente nel 2015 i bassanesi hanno pagato 300.000 euro di TASI e 800.000 di addizionale IRPEF in più rispetto al 2014. Questa la denuncia della Lega Nord in Consiglio Comunale. Il Carroccio chiede all'amministrazione di impegnare le risorse ferme in cassa. È stata prevista l'utilizzazione di 900.000 euro di questi quasi 4 milioni per alcuni interventi nella viabilità, asfaltatura e per lavori al Palazzo Sturma. I restanti 3 milioni di euro sono fermi nel limbo aspettando che l'amministrazione decida cosa ne vuole fare. La Bizzotto parla di città ingessata. Non si muove niente sul fronte delle opere pubbliche e questo non è un bene perché dobbiamo anche dare respiro alla città e avere anche una visione a lungo termine. I grandi cantieri bassanesi, il Tempio Ossario, il Ponte e in futuro il Polo Museale Santa Chiara, sono stati finanziati con risorse regionali. Nel 2015 il Comune di Bassano, sostiene Bizzotto, ha portato a casa dalla Regione oltre 6 milioni di euro, ma non ne ha spesi. Una bella boccata di ossigeno, grazie alla Regione però, e la parte dell'amministrazione locale, dei soldini dell'avanzo di amministrazione dove vengono impegnati, sono lì fermi. L'opposizione chiede ora un intervento rapido per ridurre in maniera sensibile il peso delle tasse sui cittadini. E proprio di risorse comunali vuole essere l'argomento del nostro TG Linea Aperta di questa settimana ponendo a voi telespettatori il seguente quesito. Casse piene in comune, più 3,9 milioni. Perché le tasse non calano? Come sempre potete dirci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione.
E dopo un tormentato percorso burocratico, spesso accompagnato da polemiche, è aperto il cantiere per il restauro dell'opera simbolo di Bassano. Sono finalmente partiti i lavori di restauro del Ponte degli Alpini, il cantiere più atteso della città durerà 850 giorni. Il problema principale sarà il lavoro in alveo, nel senso che il Brenta è un fiume non facile, a carattere torrentizio, quindi dovremo fare i conti con questo. Se tutto andrà bene saremo anche aiutati dalla buona sorte, io credo che si potranno anche accorciare questi tempi, vedo la ditta molto focalizzata su questo in termini di attenzione, però insomma siamo sempre dentro il Brenta e dobbiamo rispettare il nostro fiume. Fiume che da oggi è stato dichiarato interdetto con un'ordinanza del comune immediatamente esecutiva per 150 metri a monte e 250 metri a valle del ponte. Il divieto è valido per tutte le imbarcazioni, tranne quelle esplicitamente autorizzate. Alla fine del mese, dopo la messa in sicurezza del cantiere, sono previsti i primi interventi in alveo per mettere in secca metà del fiume e cominciare il restauro delle stilate. La sfida tecnica principale è quella di riuscire da una parte, una volta avviato il cantiere, a capire bene alcuni aspetti delle tecniche costruttive che non si possono capire né da fuori né per la grande campagna di indagini che è stata fatta, e mettere eventualmente a punto in corso di cantiere delle ulteriori passi, sia tecnologici che di affinamento dell'intervento. I lavori, finanziati per circa 7 milioni dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Veneto e da alcuni contributi privati, dovrebbero concludersi a settembre 2018. Niente di fatto. Borsa Italiana ha detto no allo sbarco a Piazza Affari di Banca Popolare di Vicenza. Il servizio. Salta la quotazione della Banca Popolare di Vicenza. Borsa Italiana ha detto no allo sbarco a Piazza Affari per l'istituto di credito berico divenuto SPA il 5 marzo scorso. Borsa Italiana, si legge in una nota, non dispone l'inizio delle negoziazioni e pertanto il provvedimento di ammissione delle azioni della BPV è da considerarsi decaduto. Non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato a causa dei risultati dell'offerta di sottoscrizione delle azioni dell'istituto finalizzata alla quotazione. L'avvio delle negoziazioni era infatti subordinato alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, presupposto che non si è verificato. Uno scenario possibile e temuto. Troppo bassa la sottoscrizione del mercato in sede di offerta globale dell'aumento di capitale, fondamentale per la banca per evitare l'amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa, ha precisato proprio questa mattina la Consob in una nota informativa. E ora tutte le adesioni, anche quella di Mediobanca che aveva rastrellato il 5% diventando il secondo socio, sono annullate. Così facendo, Atlante deterrà ora una partecipazione nel capitale della banca pari al 99,33%, pari a 1.500.000 euro. Atlante, lontano dalla borsa e dai soci di minoranza, potrà ristrutturare più facilmente e forse più rapidamente dei 18 mesi previsti l'istituto in crisi. Pensava di non essere stato visto da nessuno un 33enne intento a vandalizzare l'auto del rivale. Invece è stato scoperto e denunciato dopo un inseguimento da parte di due cittadini. La chiamata al 113 è arrivata da un parcheggio di Pove all'1.30 della notte tra sabato e domenica. Una coppia di innamorati quarantenni, lui di Bassano e lei del posto, si stavano scambiando gli ultimi saluti dopo una serata passata insieme, quando improvvisamente hanno sentito un fortissimo boato seguito da un rumore di vetri infranti. Un attimo dopo hanno visto un giovane saltar giù dal cofano di una Clio dopo averne distrutto il parabrezza con l'aiuto di due grossi sassi. Il vandalo è poi salito su una Smart ed è scappato, ma la coppia si è messa al suo inseguimento informando in diretta sul tragitto e l'equipaggio della volante, che ha così potuto intercettare il fuggitivo e bloccarlo sulla Campesana. Si trattava di un 33enne bassanese che voleva vendicarsi di un 26enne col quale aveva litigato per una sciocchezza. È stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato. La provvidenziale segnalazione di un automobilista ha evitato il peggio. Davanti a sé transitava un'auto facendo praticamente lo slalom tra una corsia e l'altra. Ha rischiato tre frontali, è stato fermato il conducente, era ubriaco. Si tratta di un 65enne di Vicenza, aveva percorso una ventina di chilometri da Arsiero a Thiene a zig zag a bordo della sua Audi A3 rischiando tre incidenti. Grazie al buon senso e alla segnalazione di un automobilista che percorreva lo stesso tragitto è stato evitato il peggio. L'automobilista aveva un tasso alcolico superiore di 4 volte il consentito. Ed ora alcune brevi notizie del territorio. In apertura la notizia relativa allo scandalo all'ospedale di Vicenza. Il ministro Lorenzin ha chiesto le carte. Servizio.
Vicenza. Scherzi sui malati al pronto soccorso. La gara all'interno dell'ospedale cittadino è arrivata a Roma. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha chiesto al nosocomio le carte che riguardano la vicenda delle canule inserite a ignari pazienti con tanto di classifica in chat relativa alle operazioni più dolorose. Invierà gli ispettori. A Vicenza intanto è arrivato l'avvocato della Regione Veneto. Il presidente Zaia ha chiesto di verificare le responsabilità e utilizzare il pugno di ferro contro medici e infermieri coinvolti. Tiene. Ha un malore in auto e colpisce 5 vetture. È accaduto questa mattina in via Marconi, in direzione Vicenza. Un uomo di 80 anni di Caldogno, alla guida di una Smart, ha perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta, andando a colpire di striscio 4 vetture, centrandone frontalmente un'altra. Nessuno dei conducenti ha riportato lesioni, mentre l'ottantenne è stato soccorso per il malore da un'ambulanza e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Tezze sul Brenta. 2milioni.it è la più importante manifestazione nazionale di calcio giovanile dedicata alle persone con malattie rare ed organizzata dal Calcio Belvedere. L'edizione 2016 si terrà il prossimo 11-12 giugno nell'impianto sportivo di Belvedere di Tezze. Dopo Sammy Basso, ospite d'onore per il 2015, l'edizione 2016 avrà come protagonista Mattia Rigon, bambino di 9 anni che risiede a Campo d'Arsego, affetto da iperglicinemia non chetotica. All'evento hanno già aderito 150 tra imprenditori, artigiani, associazioni e privati cittadini della zona. E agli auguri di compleanno di parenti e amici vogliamo aggiungere anche i nostri. Complimenti a Giacomo Ferraro di Mussolente, che ieri ha festeggiato i suoi 106 anni. Circondato dall'amore dei suoi cari e di buona parte della popolazione di Mussolente, compreso il sindaco Cristiano Montagnera, spento 106 candeline il signor Giacomo Ferraro, il cittadino più anziano del paese. Il segreto di una vita così lunga, spiega chi glielo domanda, è trascorrere un'esistenza sana, pedalando all'aria aperta senza temere la fatica di una salita. L'ho vista anch'io girare in bicicletta molto spesso e lui non abitava proprio in pianura. Faceva su e giù, anche per andare dietro, doveva passare due colline, ma non due colline leggere. Per il signor Giacomo il tempo sembra essersi fermato, conserva l'aspetto di molti anni fa e mantiene immutata la voglia di parlare, di raccontare la sua storia fatta soprattutto di tanti gesti semplici, dalle corse in bicicletta su e giù per le colline di Mussolente alla passione per la caccia, all'immancabile appuntamento con la messa della domenica. Lampi creativi, a Bassano le storie degli artigiani che hanno reso grande questa terra. Lampi creativi, è questo il titolo della manifestazione che ha l'obiettivo di svelare il rapporto tra creatività, progettazione e artigianato artistico nell'area della pedemontana veneta. Una serie di eventi per scoprire la storia della lavorazione del vetro, del legno, della tessitura e della ceramica. Una possibilità concreta di ascoltare il racconto di quanti, a partire dal secondo dopoguerra, con lungimiranza hanno operato nel settore. Ci siamo rivolti a quella fetta di artigiani, a quel gruppo di artigiani che hanno cambiato il gusto nel dopoguerra, nel senso che nel dopoguerra hanno investito nell'innovazione. Usciti dalla guerra hanno messo in campo le loro capacità creative, creando un nuovo gusto, quello che noi chiamiamo adesso il gusto moderno, detto tra virgolette. E hanno appunto rinnovato il nostro modo di arredare e di vedere anche le case e gli spazi che abitiamo. La presentazione dell'evento ha fornito lo spunto per fare il bilancio sul comparto ceramica di Nove. Che il settore ceramico abbia vissuto e in parte viva ancora un periodo di crisi è indubbio. Tutte le manifestazioni, questa compresa, hanno e devono avere lo scopo di quantomeno incentivare e dare spinta a questo settore. Prossimo appuntamento con Lampi Creativi venerdì 6 maggio alla Chiesetta dell'Angelo a Bassano. Il programma è consultabile sulla pagina Facebook dell'evento. Il Tribunale di Cittadella riapre i battenti, ma non per accogliere le toghe di giudici e avvocati. Sarà ora la Guardia di Finanza ad occupare la storica sede delle udienze civili e penali della città murata in via Roma davanti all'ex stazione delle Corriere, chiusa da quasi 3 anni. Da settembre del 2013 che il Tribunale appunto aveva chiuso in applicazione della Spending Review. La decisione del Governo non creò pochi malumori sia tra il personale degli uffici che tra gli addetti ai lavori e ovviamente anche tra i cittadini. Nelle scorse ore c'è stato il sopralluogo della finanza per controllare l'edificio. Il Ministero si farà carico dell'affitto, quindi entro la fine di quest'anno dovrebbe avvenire il trasloco.
E ora invece parliamo del taglio del nastro del Parco della Poesia intitolato al compianto Andrea Zanzotto. È un modo di andare controcorrente alla velocità e alla superficialità imposta dai tempi, in cui bisogna sempre correre, non c'è tempo per sedersi, riflettere, prendere del tempo per se stessi. Un luogo dove poter riflettere, ascoltare e ascoltarsi. È stato inaugurato a Rise Pio X il Parco della Poesia, intitolato ad Andrea Zanzotto, grande cantore, estremo difensore del paesaggio e della cultura veneta. Ho scelto Zanzotto proprio perché la sua poesia è tutt'altro che semplice, tutt'altro che immediata, ed oltre a questo Andrea Zanzotto è stato un grande cantore, ma al contempo un grande critico del paesaggio territoriale e sociale. Cerimonia commossa e partecipata quella di Riese. Il poeta, scomparso a Conegliano nel 2011, resta un punto di riferimento nazionale dal punto di vista poetico e letterario. La sua musa, la moglie Marisa, che ha ricordato lo spirito del marito e ha lanciato un auspicio: questo parco sia il luogo della libertà. In tutti i sensi, di poter esprimere se stessi nella maniera più integrale, più libera, più completa, perché ci hanno insegnato attraverso la letteratura, la poesia, la storia, a essere noi stessi. E non perdete l'appuntamento del lunedì con Iceberg, quindi si parlerà questa sera di pensioni private, di sanità, si farà una sfida sugli sprechi tra Nord e Sud. Ci saranno tra gli ospiti Emilio Fede, Mauro Borghezio di Lega Nord e Viviana Beccalossi di Fratelli d'Italia e molti altri ospiti. Quindi non perdete l'appuntamento questa sera a partire dalle 21.05. Ora vi lascio alle previsioni del tempo. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Previsioni per domani: cielo sereno e poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme, specie sui rilievi dal pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo possibilità di locali rovesci in serata notte sui settori orientali della regione. Temperature in ulteriore aumento, le massime, in generale calo, le minime. Sensibile escursione termica giornaliera.